Si può risolvere il disturbo di personalità borderline con la terapia breve? Parliamo di una delle problematiche più ardue per qualunque psicoterapia, però il punto di vista delle terapie brevi è interessante. E in questo caso parliamo in particolare di una forma di terapia breve, la terapia strategica. E perché è interessante? Perché anziché soffermarsi sull'etichetta dà, manco a dirlo, una definizione molto operativa di questo problema. Potremmo dire, ma sono parole più mie che definizioni ufficiali, che una persona cosiddetta borderline viene definita in terapia strategica come multiproblematica. Che vuol dire? Vuol dire che ci troviamo di fronte a persone che presentano una gran quantità di problemi insieme e spesso problemi al limite. Dai disturbi alimentari a quelli sessuali, dagli attacchi di panico all'autolesionismo fino alla dipendenza da sostanze. Due considerazioni. Uno, non è che debbano esserci tutti questi problemi. Stiamo piuttosto dicendo che ce ne possono essere diversi e che questa è una delle due caratteristiche principali delle persone che vengono in terapia con questo problema. Due, c'è un'altra caratteristica. In continuità con le definizioni nosografiche classiche, anche nella terapia strategica si evidenzia l'instabilità. Instabilità nelle relazioni, instabilità nell'umore, instabilità nel controllo delle emozioni e così via. Quindi il punto d'osservazione di questa terapia è molto particolare e ci dice molto sulla pratica. Infatti vediamo queste persone come dominate da una difficoltà a rimanere centrate, come vittime delle correnti. E questo da un lato sembra riflettersi nella instabilità sopracitata, e dall'altro del passaggio da un problema all'altro. E qui c'è l'aspetto interessante dell'intervento. Nella terapia strategica si privilegia l'idea di, chiamiamola così, dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Questo, almeno nella mia esperienza, si traduce in almeno due modalità di intervento. A volte si prende come bersaglio un problema e lo si porta fino in fondo, si risolve quello prima di portare la propria attenzione su un altro problema da risolvere. Questo nonostante la persona durante le sedute possa portarci altre problematiche. Ovviamente però è possibile, a volte addirittura è necessario dover dare un colpo alla botte mentre si aggiusta il cerchio, quindi non dobbiamo essere eccessivamente rigidi e dire «Ah, oh, non mi interessa, attacchi di panico!» Tieneteli perché ora dobbiamo stare sui disturbi alimentari. Siamo sui disturbi alimentari, però ci possono essere occasioni in cui dare un attimo delle, mettere delle pezze. Brutta detta così, però make sense. Altre volte invece si fa il contrario. Anziché stare su un bersaglio unico, si va di volta in volta su ciò che la persona porta. In questi casi l'idea è quella di aiutarla a raggiungere un certo equilibrio. Fatto, tutto qui. Magari. La verità è che, come ho detto, questo tipo di problematiche sono problematiche per tutti i tipi di terapia, il che però non deve scoraggiarti. Molti studi dimostrano l'efficacia della psicoterapia con i disturbi borderline. Ho parlato del fatto che siano problematici, non che siano impossibili da affrontare, però c'è tanto da studiare, perché c'è tutto l'aspetto comunicativo, tutto l'aspetto relazionale che va considerato e la gestione, pensa, di tutte le situazioni difficili, a rischio, veramente al limite. Quindi, insomma, un video di certo non può darti qualcosa di esaustivo sull'argomento. Io da un po' di tempo sto portando avanti anche degli studi più sistematici al riguardo sulla terapia breve in generale con i disturbi borderline, però è ancora un po' presto per parlarne. Spero però di poterlo fare presto, quindi se ti interessa attiva le notifiche del mio canale e tra un video e l'altro rimaniamo in equilibrio.